In tanti, tra fedeli, discepoli di Padre Pio e autorità, hanno sfidato il caldo record di questi giorni pur di essere presenti in un luogo straordinario, quasi miracoloso, come lo ha definito il Vescovo Monsignor Luigi Renzo. È l'occasione per stare tutti insieme alla cittadella di Padre Pio in corso di realizzazione incontrata a Vento a Drapia, era quella di festeggiare un primo concreto passo avanti nei lavori di realizzazione di questo straordinario progetto. Perché è già stato ultimato il tetto della casa sociosanitaria pediatrico-oncologico Madonna di Fatima, sul quale da questo momento sventolerà il tricolore italiano benedetto dal Vescovo, a simboleggiare che i lavori relativi alla grande opera voluta dal santo di Pietralcina vanno avanti alacremente. Sono passati ormai 15 anni dal messaggio che Padre Pio ha rivolto direttamente ad Irene Gaeta per realizzare in Calabria un santuario, un ospedale pediatrico, un centro di ricerca ed un villaggio per i sofferenti, perché i bambini si dovranno curare con le erbe naturali, le erbe che nascono qui e l'acqua che scorre sulla collina di Drapia. Lei, Irene Gaeta, 82 anni, che da oltre 70 vive in totale simbiosi con il santo di Pietralcina, con caparbia determinazione ha iniziato, insieme all'associazione dei discepoli di Padre Pio e ad una rete di volontari e di validi professionisti, questa impresa che adesso, con il completamento dei lavori del tetto della cittadella di Padre Pio, casa sociosanitaria pediatrico-oncologico Madonna di Fatima, segna un primo concreto passo avanti. A Drapia si respira spiritualità, speranza e soprattutto la fede, tanto invocata dalla figlia spirituale di Padre Pio, Irene Gaeta, in ogni suo intervento. È una cosa grande, ma soprattutto è la speranza per la gente della Calabria, che siete meravigliosi, e mi auguro che questo porti non soltanto la fede, la speranza, questo senso di carità, ma porti anche tanto pane e tanto conforto in ogni famiglia. Grazie. Ci vediamo dopo. Però, eh? Certo, grazie. Certo. Grazie.